Ben ritrovati con Quante storie vuoi, la trasmissione che mette d'accordo libri e TV. Oggi siamo in studio con un ospite che viene da lontano, un'azienda a Milano, ma in realtà le sue origini sono italo-tedesche. Lei si chiama Sibyl von der Schulenburg. Poi, come sempre, c'è la nostra ospite, la nostra critica letteraria, Dianora Tinti, che è qui con noi. Apriamo, come è ormai consuetudine, con la scheda di Sibyl von der Schulenburg. Sibyl von der Schulenburg è italo-tedesca, autrice di tre romanzi del genere psiconarrativo. Per lei l'esordio avviene nel 2013, quando pubblica I cavalli soffrono in silenzio, cui segue Ti guardo e La porta dei morti. Ad accomunarli è lo stile icastico adottato dall'autrice e la predilezione per una scrittura essenziale e asciutta. Scrittrice e imprenditrice nella vita, classe 1954, cresce nel Canton Ticino, al confine italiano. La sua formazione è italo-tedesca. A 10 anni frequenta per la prima volta una scuola italiana, fino alla laurea in giurisprudenza all'Università di Milano. Dopo gli studi fonda, insieme al marito, una società commerciale in telecomunicazione e viaggia soprattutto negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina. Si occupa dell'ufficio legale e dei rapporti con i fornitori esteri. Nel 95 scopre l'archivio segreto del padre, Werner, deceduto nel 58, documenti politici della Seconda Guerra Mondiale di grande interesse per storici e politologi. Sibyl, con l'aiuto della madre, si interessa all'ascito paterno e ne ricostruisce la vita. Nel 2010 esce con il primo libro in assoluto, intitolato Il Barone, edito da Ipertesto Edizioni di Verona. E qui racconta la biografia del padre, un letterato antinazista. Educata all'equitazione fin da bambina, la scrittrice durante i suoi viaggi americani scopre la razza American Quarter Horse e si dedica all'agonismo. Conquista diversi titoli italiani ed europei, in specialità equestri legate alla razza americana. Nel 2010 una delle sue cavalle conquista l'ambito titolo di All American Quarter Horse Congress Champion Junior Trail Open a Columbus, Ohio, per la bandiera italiana. Nel 2012 pubblica anche un saggio sulle principali teorie sul bilinguismo dal titolo Tradursi e Tradirsi. In Italia l'ultima uscita edita da Il Prato è La Porta dei Morti. Una persona sicuramente che ha vissuto e vive una vita piena. Abbiamo detto italo-tedesca e lo si deduce sicuramente dal nome, in giro per il mondo, sempre per lavoro, appassionata di cavalli e divisa tra due culture. La doppia radice, come si manifesta nei suoi libri? Mi riferisco a livello con di contenuto e se predomina più una parte rispetto a un'altra. Domanda difficile. Allora, essendo cresciuta bilingue, figlia di due scrittori, in un certo modo ho già dovuto decidere da giovanissima, no? Quindi il collegio a Firenze, in quinta elementare, mi ha poi dato un'impronta tipicamente italiana. Dal tedesco mi è rimasto qualche cosa, forse anche nella scrittura. Non saprei dire precisamente cosa, qualcosa è rimasto sicuramente. La scelta emotiva è prettamente italiana, questo sì. L'ordine, la precisione, il bisogno di entrare nei dettagli direi che è piuttosto tedesco. Quindi. In molte recensioni che definiscono però la sua scrittura come asciutta, dritta, questo aspetto è determinato dalla sua provenienza o è una caratteristica del carattere? Né l'un né l'altro, direi. È frutto di una ricerca. Infatti, nel primo libro su mio padre, lo stile di scrittura è completamente diverso. Io, provenendo poi da scuola italiana, infatti l'università ho frequentato anche in Italia, l'informazione che mi era stata data era quella di un linguaggio piuttosto barocco. Invece ho dovuto lavorarci, perché sono convinta che il lettore oggigiorno abbia una mente televisiva, informazioni brevi, precise, immagini che devono comparire, ed è il risultato è questa scrittura icastica da immagine, no? Proprio, che deve dare un'immagine.
Visto che è stato citato il padre Werner, entriamo subito nel vivo della storia della sua famiglia, una famiglia che affonda le proprie radici addirittura nel 1700. Però andiamo in ordine. Il padre Werner, uomo di cultura antinazista, lo abbiamo annunciato nella scheda, anche lui uno scrittore e autore addirittura di opere teatrali. Cosa l'ha spinta ad andare fino in fondo quando ha trovato l'archivio segreto contenente documenti della Seconda Guerra Mondiale? Io sono cresciuta con il fantasma di mio padre. In casa frequentavano storici, personaggi alla ricerca di informazioni, perché informazioni c'erano su mio padre. C'era la sentenza di un tribunale di guerra che gli riconosceva una pensione, ad esempio, come vittima del nazismo. C'erano documenti già conosciuti e testimoni ancora viventi allora. Quindi io questo padre ce l'avevo sempre presente in qualche modo, anche nei suoi libri, i primi libri che mi sono stati da leggere, a parte i classici dei russi, sono stati quelli di mio padre. E pensandoci forse qualche cosa nella mia scrittura di lui c'è, soprattutto in quella teatrale, no? Tanti dialoghi che devono raccontare la storia, perché è il dialogo che racconta la storia. E quindi ritrovare poi il grosso, diciamo, dell'archivio, è chiaro che mi ha spinto a dare delle risposte alla gente che mi chiedeva: ma tuo padre chi era? E ci avrei speso dei mesi a raccontare chi era mio padre. Quindi io ho redatto questo libro. Il prossimo che mi chiede chi è tuo padre, io posso dare un libro. Mi ricorda molto un romanzo di Dianora, storia di un manoscritto, no? Uno dei suoi personaggi a un certo punto trova questo manoscritto e va a fondo. E Sibilla ha fatto un po' così, no, Dianora? Sì. Io devo dire la verità, dei romanzi di Sibyl ho letto l'ultimo, La Porta dei Morti, che fra l'altro mi è piaciuto moltissimo e l'ho anche recensito sul mio blog Letterature e Dintorni. Però vorrei chiedere questo a Sibyl. Sibyl, te sei una giurista, però sei anche un'esperta in materie psicologiche, quindi abbiamo parlato anche prima, nel senso sei molto attratta anche da tutto quello che fa parte della psicologia umana e questo traspare molto dal tuo ultimo, leggendo il tuo ultimo libro proprio viene fuori fortemente, no, questa componente. Sì, la mia seconda laurea è in scienze tecniche psicologiche, quindi L'approccio è quello, insomma, anche nell'ultimo libro, una scrittura come è scritto anche in molte recensioni, densa, forte. E com'è questo approccio? Leggendo i tuoi libri, quando si iniziano è come un attimo uno shock. Io, iniziando a leggere le prime pagine della Porta dei Morti, ho avuto un attimo, devo dire, ho dovuto entrare subito, immediatamente dentro la storia, non ho potuto, aspettare qualche altra pagina. Te prendi e porti subito nel vortice della storia, Sì, è una tua caratteristica. certamente è voluto, nel senso che io voglio che il mio lettore sia messo in scena e voglio che apprenda la storia dai personaggi. Quindi la voce narrante dello psicoromanzo non si esprime nel merito, mai. È come una telecamera che fissa la scena e basta. Quindi i miei personaggi non pensano, non si troverà mai nei miei scritti chi ha pensato cosa o chi ha Sì, provato cosa. riflessioni personali, Non no, esistono, però la nella testa telecamera non. poi si ferma un po' di più su alcuni Certo, personaggi, su alcuni momenti, esatto. per cui E sui diciamo dettagli. indirettamente poi te guidi, no, il È così, lettore, è certo, è così. lasciandolo comunque libero poi di decidere e di prendere le parti di uno o dell'altro personaggio, insomma i personaggi hanno una loro vita propria, come Esatto, diciamo sempre. esatto. Sei molto brava a fare questo, in questo senso. Grazie. La Porta dei Morti è una storia di un'anziana svizzera, Giulia, che dopo la morte del marito ha ammassato nella sua proprietà una enorme quantità di cani randagi. Alcuni elementi, comunque sia, hanno a che fare con la sua vita. Quanto c'è di autobiografico? È vero se c'è ispirazione o se è completamente frutto della fantasia questa storia?
tutti i miei personaggi hanno un riscontro o in me stessa, che è la cosa più bella. Io ho talmente tante sfaccettature, io sono tanti personaggi e li vivo tutti nei miei libri, anche quelli peggiori talvolta. Ed è la cosa più facile, direi, per uno scrittore, prendere un personaggio di riferimento che conosce e portarlo fino alla fine. È il modo più semplice per portare un personaggio in modo coerente, no? Dall'inizio alla fine. Vediamo molti scrittori che si perdono per strada, quindi i personaggi per strada cambiano in maniera emotivata. I miei cambiano e hanno dei punti fermi nei cambiamenti. Però sì, c'è tanto di me lì dentro ed è la mia vita, come in ogni mio libro, effettivamente. Un personaggio un po' buio è anche una missione, insomma, non da tutti, quella di ammettere che c'è qualcosa di autobiografico, anche andando a sempre più dentro alle proprie, personalità e a ricercare quel lato buio, no? Poi di ciascuno di noi. Ne abbiamo di lati bui, io sicuramente ne ho tanti. Poi la definizione di buio andrebbe discussa, no? Sono Sì, è vero, è vero, è vero, sono d'accordo. semplicemente diversi. E noi, prima di andare in pubblicità, passiamo al contributo di questa puntata. Lei è un'autrice di Cecina, che ha scritto Ea, all'inverse, è finito di stampare nel maggio 2014, ci racconta la sua esperienza in Africa, dove si è trasferita da alcuni anni per una missione umanitaria. Re, sono di Cecina, sono in missione, sono in Sudafrica per aiutare i bambini poveri e le famiglie, le persone anziane. Fin da piccolina uscivo fuori quando vedevo passare un aereo e dicevo portami via. Sono state create tantissime cose, tra l'altro abbiamo fatto fonti per portare l'acqua, scuole, chiese, abbiamo fatto queste cose qua. E facciamo delle feste di beneficenza dove operiamo senza prendere nessun introito di denaro. E questo libro l'ho scritto in un momento di riflessione, diciamo così. E mi prendevano dei momenti per scriverlo, poi sono stata ferma qualche giorno, oppure qualche mese anche, e poi lo riprendevo in mano. Mi veniva questa voglia di scrivere, di parlare di questo evento fatto a una certa età. Cioè, fatta a 62 anni, nota bene, fatta a 62 anni è una cosa un po' eccezionale perché io ho voluto cominciare da allora, non da quando sono nata, come in genere parte un libro. Ho fatto l'inverse, Ea l'inverse, dove io racconto questo evento della cultura che ho cambiato, perché praticamente dall'Italia laggiù c'è un abisso. Mio marito, lui è nel Rotary, ti decide cosa fare. Per aiutare, quando si decide di fare una scuola si fa soldi per la scuola, quando si decide di fare la fontana d'acqua si fa soldi per la fontana d'acqua. Poi mio marito, fra l'altro, è stato fatto l'onorificenza da Presidente della Repubblica Napolitano. Lui è cavaliere della solidarietà italiana nel KwaZulu-Natal, è vice console. Io poi seguo molto anche lui perché è lui che mi ha messo anche su questa strada, diciamo così. Io questo librino qui l'avevo fatto con l'intenzione di darlo senza prendere i soldi io, però se mi danno una donazione, questa donazione poi per portarla in Africa per poter costruire una scuola, una chiesa, quello che abbiamo, quello che c'è più di necessità al momento. Ed è sempre bello quando con un libro si può aiutare il prossimo. Noi però ci fermiamo qui per la pubblicità, torniamo subito dopo e continueremo la nostra conversazione con Sibyl von der Schulenburg. E con la scrittura abbiamo visto come si può aiutare il prossimo, ma in maniera più attiva. La nostra Sibyl von der Schulenburg lo fa con un progetto rivolto ai detenuti. Scrittori dentro. Di che cosa si tratta? Allora, Scrittori dentro nasce dall'idea della scrittura terapia, della scrittura che guarisce, la scrittura che aiuta a darsi delle risposte.
è un'idea vecchia che io elaboro in modo diverso perché sono convinta che lo scrittore possa vivere le sue le esperienze, vita. Sono lati positivi e negativi attraverso i personaggi. Quindi niente autobiografia, io stimolo lo scrittore a scrivere un romanzo, a scrivere dei racconti in un caso specifico. Scrittore dentro è nato per questo, è destinato, è dedicato agli scrittori in carcere, a detenuti con sentenza definitiva. Siamo partiti l'anno scorso dal carcere di Padova, abbiamo fatto una bellissima cerimonia di premiazione nel carcere di Padova. Abbiamo avuto il supporto dalla Repubblica di San Marino, per esempio, quest'anno chiederemo anche altrove, e fa parte di un progetto più ampio che è Artisti Dentro. Artisti Dentro, quindi abbiamo scrittori dentro, quest'anno abbiamo anche cuochi dentro. Qual è l'obiettivo di queste iniziative? Cioè la scrittura terapia, ok, ma a che cosa puntate? Noi puntiamo alla crescita della persona. Una persona, come dicevo prima, deve avere la possibilità di parlare di sé, di riconoscersi, ma possibilmente da un punto di vista esterno. Quindi o frequenta una terapia, una psicoterapia, cosa che in carcere ovviamente non è possibile a tutti, certo. E non tutti la gradiscono, oppure si mette a scrivere e scrivendo si riconosce nei personaggi e corregge i suoi personaggi. È un discorso molto ampio che richiederebbe molto tempo, ma sicuramente d'effetto. Dianora, ne abbiamo parlato più volte di come con la scrittura si aiuta a volte se stessi. Sì, io ascoltavo e molto interessata questo progetto, però volevo ritornare un attimino sull'ultimo libro di Sibyl, La porta dei morti. E un titolo sicuramente molto evocativo. E cosa significa La porta dei morti? La porta dei morti è un risultato dell'eredità etrusca. Gli etruschi erano convinti che la morte rientrasse sempre dalle porte da cui è già passata. Quindi il morto in casa andava fatto passare da una porta separata. Venivano quindi costruite, si vedono Maremma in Toscana, sì, anche certo. Più verso sud, abbiamo addirittura Bergamo, esempio, la porta del morto, la chiamano lì. E quindi il morto, il defunto veniva fatto passare da questa porticina, in genere affiancata alla porta principale e poi subito richiusa, in genere murata, perché non ci si aspettava di far passare un morto una volta all'anno, no? Quindi veniva murata. Nei palazzi più grandi invece si trovano queste porte con le ante molto spesse di legno, quindi venivano chiuse e riaperte soltanto quando doveva passare un altro morto. La protagonista della storia, Giulia, è una collezionista di animali. Come è nata in lei la voglia di raccontare questa patologia? Perché poi alla fine è una vera e propria patologia. Io mi interesso molto delle patologie attuali. E l'animal hoarding, quindi questo collezionismo degli animali, è molto attuale, sta crescendo tantissimo per diversi motivi. Negli Stati Uniti si registrano casi in cui donne, soprattutto donne, di donne si tratta, collezionano anche fino a 500 cani che poi non riescono a gestire. Altro argomento che ho trattato in un altro libro è lo stalking. Quindi i motivi dello stalking, da dove arriva e come si potrebbe affrontare. Quindi l'animal hoarding è uno dei problemi che intendo affrontare in un romanzo. È un attento lettore di fatti di cronaca, un arguto autore che trae spunto per i suoi macabri personaggi è Robert Louis Stevenson, l'autore dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Nella sua rubrica Note a margine ce ne parla Enrico Bistazzoni.
Pare che Robert Louis Stevenson fosse un appassionato ascoltatore di storie. Quando gliene raccontavano una, non voleva mai smettere, soprattutto se era a tinte forti e poi era costretto a rimanere sveglio tutta la notte. Pare che in particolare una infermiera che frequentava casa Stevenson fosse particolarmente abile in questa arte narratrice ammaliante e nello stesso tempo terrorizzante. Stevenson era anche un attento lettore delle storie forti della sua città, Edimburgo, dove era nato nel 1850, come i famosi crimini di Edimburgo, a cominciare dai due personaggi immortalati anche più volte dal cinema, Burke e Hare, due criminali che avevano concluso un patto con un professore di anatomia per procurarli cadaveri. A un certo punto, per procurarseli più in fretta, si misero loro stessi non più a trafugare le salme, ma a uccidere le persone per procurare la materia prima senza passare dal cimitero. Oppure il maggiore Weir, un personaggio noto, un notabile dell'Edimburgo del tempo, vita privata apparentemente irreprensibile, in verità dedito ai crimini più orrendi. Da questo personaggio Stevenson prese spunto per uno dei suoi romanzi più famosi, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde. La storia è nota, un medico, Henry Jekyll, inventa una mistura in grado di tirar fuori dalla sua persona non solo l'aspetto fisico più brutale, ma quello morale più brutale, il famoso Mr. Hyde. Alla fine la parte malvagia dell'uomo prenderà il sopravvento su quella buona. Mr. Hyde prenderà il predominio su Henry Jekyll, spingendolo all'omicidio e alla fine al suicidio. È il tema del doppio così caro a Stevenson che vi ritornerà in altri celebri romanzi come Il Master di Ballantrae. Il libro è anche una critica a certi vizi e costumi della società contemporanea di Stevenson, quella vittoriana, per esempio l'ordine, il perbenismo, l'ipocrisia sociale, la fede assoluta nel progresso scientifico. Non a caso, quando vediamo per la prima volta Mr. Hyde in azione, lo osserviamo urtare per strada una bambina, gettarla a terra e brutalmente calpestarla. Certe violenze nella storia, anche quelle ammantate di spirito pseudo-scientifico, spesso cominciano proprio dai bambini. Stevenson, come sappiamo, non scrisse soltanto romanzi noir, scrisse anche splendidi romanzi di avventura, uno su tutti, L'isola del tesoro, che lui scrisse come un dono al figlio della donna che aveva sposato. Un giorno, insieme al tavolo, disegnando, presero forma e contorni di quell'isola che da allora abita le nostre biblioteche e soprattutto la nostra fantasia. Negli ultimi anni della sua vita, ammalato in cerca di climi più miti, viaggiò nei mari del sud fino a stabilirsi nella maggiore delle isole Samoa. La sua capacità di raccontare incantò così tanto gli abitanti del luogo che lo soprannominarono Tusitala, il narratore di belle storie. È un po' come Stevenson, la nostra Sibyl von der Schulenburg ci ricorda questa doppia personalità nei suoi romanzi, come accennava poco fa in Ti guardo, si parla di atti di stalking, ma per chiudere il quadro e dire anche, parlare anche dei cavalli soffrono in silenzio, come è approdata alle tre storie, come l'hanno cercata i personaggi? I cavalli soffrono in silenzio è una storia che è nata dentro di me, è cresciuta dentro di me, penso, in campo gara, mentre gareggiavo in sella. Sì, lì bisogna distrarsi, la mente va distratta perché altrimenti il cavallo non va. Quindi assolutamente è nata lì, i personaggi sono di lì, e sicuramente c'è anche del mio nel bene e nel male. È una storia di una coppia gay che forma questi cavalli di monta americana, e il cavallo, ovviamente in genere il cavallo
ne risente, il cavallo soffre, perché la vittoria è quello che conta, il cavallo poi è quello che paga per tutti. E così è nato, i cavalli soffrono in silenzio, tra l'altro è previsto che da lì discendano altri due volumi poi. Perché è piaciuto molto. No, ci credo, anche perché è una storia molto particolare. Cosa c'è nel futuro? Poi passiamo ai consigli di lettura di Dianora. Nel futuro ci sono appunto altri psicoromanzi, ci sono questi due che discendono dalla serie Cavalli, e c'è un nuovo romanzo che è già attivo sull'antenato, il feldmaresciallo conte Giovanni Mattia von Schulenburg, che salvò l'Italia dall'invasione dei turchi nel 1716, quindi l'anno prossimo sono 300 anni. Complimenti, una famiglia veramente... Una miniera di informazioni. Assolutamente, anche storiche. Certo. Sì, e quindi questo libro già uscito verrà lanciato da settembre in poi, con ovviamente inviti anche su Corfù, dove verrà festeggiato alla grande, e anche l'Italia, insomma, deve qualche cosa. Il monumento è a Verona di questo personaggio. Mio padre e questo antenato sono sempre a Verona, lì ogni tanto vado a vedere e mi ricordano come mi devo comportare, insomma, questo è più o meno... Un richiamo all'ordine. Sì, la funzione di quel monumento, secondo me. Quindi grandi, grandi progetti anche per il futuro, sempre di scrittura. Assolutamente, poi devo portare avanti i progetti di Artisti Dentro. E poi sono comunque responsabile di due collane di narrativa, l'editore Il Prato di Padova. Quindi giovani scrittori, sempre alla ricerca di talenti, sempre moltissimi manoscritti da leggere. E decisioni da prendere in merito, dispiace sempre anche sbocciare quell'autore, però insomma altri si aiutano. Fa parte del gioco. Sì. E adesso i consigli di lettura di Dianora. Allora, i tre libri di questa puntata sono questi. Il primo, La banda Tevere, di Iari Selvetella, Mondadori, anno 2015. Il protagonista è Mario, detto Tevere, capobanda antiepico, ha 50 anni ed è appena uscito di prigione, impegnato in lavori socialmente utili e ancora frastornato e indeciso sulla piega che dovrà prendere la propria vita. Una sera però improvvisamente arriva sua figlia, è incinta e ha bisogno di aiuto. A quel punto lui cosa fa? Decide, come tutti i padri, di aiutarla, e in questo modo darà una vera e propria svolta alla sua vita. Per riconquistare la figlia inizia così un giro per reclutare vecchi amici e intanto progetta un colpo stratosferico. Il secondo è C'è un re pazzo in Danimarca, di Dario Fo, editore Chiare Lettere, sempre del 2015. Cristiano VII, re di Danimarca, durante il periodo dell'Europa illuminista, è il principale protagonista di questo romanzo storico. Attraverso il ritrovamento di diari segreti e lettere scritte dallo stesso sovrano, dalla moglie ai personaggi che gravitano a corte, l'autore è riuscito a ricostruire queste vicende. Una finestra quindi aperta sulla Danimarca dell'epoca, quando il re, geniale ma anche folle, metterà in atto riforme coraggiose come la libertà di stampa, abolizione della tortura e la promozione dell'istruzione. Il terzo ed ultimo romanzo che vi consiglio è Ogni giorno come fossi una bambina, di Michela Tilli, Garzanti, anno 2015. Argentina, la protagonista, ha 80 anni e negli occhi ancora il desiderio e la voglia di sognare. Ogni mattina si sveglia come se dovesse accadere un miracolo, quel miracolo di cui nessuno sospetta l'esistenza e che però per lei potrebbe essere importantissimo, perché le cambierebbe la vita. Arianna, adolescenza complessata in sovrappeso, ha invece 16 anni e la convinzione che non esista per lei un posto giusto su questa terra, dove è costretta a fare la badante ad Argentina, e non è proprio, diciamo, quello a cui lei aveva aspirato. Quando però Arianna fa luce sul mistero di alcune lettere che custodiscono una storia e un ricordo d'amore per questa anziana donna, tutto cambia e qualcosa di forte e importante inizia a unire le due donne. Grazie a Dianora per i suoi consigli di lettura, sempre in linea con le nostre puntate. Ringraziamo la nostra ospite, Sibyl von der Schulenburg, che tornerà sicuramente al suo lavoro e ai suoi progetti. E ricordate, non è importante cosa leggiamo, l'importante è leggere, leggere e leggere. Arrivederci alla prossima puntata.